Ciao gamer, allora il 30 maggio, quindi tra pochissimo, esce Mario Kart 8 per Wii U e pensavo fosse simpatico festeggiare, diciamo, l'arrivo imminente di Mario Kart 8, che è una figata perché l'ho provato allo scorso Luca Comics e quindi già so, chissà già il capolavoro che sarà. Andiamo a giocare a Mario Kart 7 per 3DS. Ok, allora siamo su Mario Kart 7, cioè il mondo, stiamo per giocare online, andiamo su Mondiale. Corsa sfida e quello che utilizzo io è lo Shy Guy, il tipo timido, che mi sta troppo simpatico, non so perché. Dai, non lo usano neanche tanti online. Quella fanciulla che vedete in alto, il mid della fanciulla, non sono io in realtà, perché la cartuccia... Oh dai, un po' di giocatori. Perché la cartuccia non è mia fondamentalmente, me l'ha prestato un mio amico, perché boh, ormai aspetto l'8, aspetto decisamente l'8. Giulia con le stelle, posso posarti? Mi dà fastidio il pennino in questo momento. Entra, buon. Ok, allora, siamo in 8 addirittura, che culo. Quindi mi chiamo Tigre, il che è abbastanza avvincente come nickname, no? Pista arcobaleno, che è la più figa del mondo, la pista arcobaleno. È difficile, però è molto divertente, quindi vado sempre su quella. Vediamo, intanto perché già sto giocando con una console decisamente più piccola di quella che utilizzo in genere. Vediamo se... Scegli la mia. Dai... Questa cosa è orribile. Questa cosa che è appena stata scelta è orribile. Orribile. Bene, quindi... Siamo in 8 e già mi preparo a essere bullato e spinto da sinistra perché io ho un carte leggero e loro sono più pesanti e nel macchinone, capito? Devono farsi rispettare. Cacchio, è tutta un'altra cosa giocare sul DS piccolo. Sì, è tutta un'altra cosa decisamente. Ok, mi viene da inclinare... ok. Stronzi. Allora, su. Perfetto. Sta iniziando bene, questo vuol dire che sta per succedere qualcosa di tremendo, sono sicuro. Perfetto, perfetto. Banane! Le mie banane mi serviranno il sedere, lasciala dietro così giusto per... Così un'altra banana, basta! Che palle, datemi qualcosa di figo! Ok. Ok, 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 ok. Bene, il problema, vedi, finché riesco a tenerli distanziati non ci sono problemi. Perché appunto io sono leggero, quindi magari accelero anche di più di loro. Sono forse più lento in alcuni casi. Il vero problema inizia quando questi si avvicinano perché mi spintonano inevitabilmente a destra e a sinistra. E per il fatto che non sono tanto capace di giocare a sto gioco, prima o poi mi buttano fuori. Tendenzialmente succede questa cosa. No, ho sbagliato diretto. Guarda che se mi becco. Non mi devo beccare da solo. Che bello, nessuno mi sta lanciando niente addosso, fantastico. Sono finito in una lobby di scarsi, forse. Forse ora che l'ho detto, si arrabbiano tutti che mi hanno sentito. Perfetto, perfetto. Sarà anche forse perché ho 10 monete. Dai. Ok. Le banane ormai ho capito che mi stanno seguendo. Solo banane. Almeno però, guarda, ci sta... Nel senso, mi sta bene ricevere banane... E un'altra banana, fantastico. Ricevere banane se gli altri non mi lanciano guscio o cose varie. Perché in quel caso... Guarda. Guarda, ho detto. Fantastico. Mi sono parato di sedere con una banana dal guscio rosso che segue. Almeno... Ok, no boh, mi sa che sta roba va così. Non mi stanno lasciando niente, wow, sono finito in una lobby abbastanza di scarse. Il che è positivo. Finalmente sono tra la mia gente. Mi sento importante, dicevo. Ok, va bene, c'ho tanto vantaggio. Non penso che sia un problema il rimpicciolimento. Cioè, dovrei fare. Ok. Perfetto. Io ormai sgommo anche nei rettilinei, giusto per vedere un po' un tubetto. Un'altra banana, vedi, da chi è primo? Danno sempre gli item del cavolo, no? Quelli in fondo adesso gli daranno un guscio blu, perché in genere almeno una volta a gara compare il guscio blu, ciao, maledetto. Un'altra banana, o banana o guscio verde in genere, se sei primo, non ci sono altre alternative. Banana, naturalmente. Bene, ci sto abbonando alle banane, fantastico. Ok, no, maledetto. Ma mi sto staccando di tantissimo. Dove sono finito? In che lobby sono finito? Mamma mia. Ok. Meglio così. Vabbè, vediamo se qualcuno se la becca. Mi sa che ormai è fatta. Il mio Shy Guy sta conquistando il mondo con le sue banane. Che ha disseminato in ogni angolo della pista. Non è stata abbastanza vincente però. Non è... Devo ammettere che così non è tanto figo vincere. Erano scarsi, davvero. È la prima volta che mi capita di dire ai giocatori, forse non c'erano giapponesi, ora guardiamo se c'erano giapponesi. Perché in genere finisco contro i giapponesi e lì sì, son guai. Non ci sono giapponesi, ecco, è tutto spiegato. Tutti europei, perfetto, trovo un americano.
L'americano che è quarto. L'ultima bandiera cos'è? Cosa diavolo è quella? Non so, sono ignorante. Facciamone un'altra e poi basta. Penso, non lo so. Vorrei trovare qualcuno di forte, magari. Si prepara. Aspettiamo che il 3DS si... Questo progetto... Sono usciti tutti, fantastico. C'era altra gente che si è annoiata come me, a quanto pare. Tubirinto? No, assolutamente. Non tubirinto piragna. Tutto ma non tubirinto piragna. Già perché non riesco a pronunciare quella parola, ma poi perché è fastidiosissimo, perché sono quelle maledette piante piragna che si arrabbiano sempre con me. Ecco. Su... Quanti eravamo? 5? No. Ecco, è stato tutto questo tempo per scegliere casuale. Tutto questo tempo. Grazie. Grazie. Fantastico. Apprezzo queste cose veramente tantissimo. Fantastico. Il mio percorso preferito è questo proprio. Ok. Ok, allora. Senti, no, Donkey, stai nel tuo posto. Non voglio avere niente a che fare con te. Allora. Ma perché riesco a staccarli subito di così tanto? Che... Bah, non si capisce. No. Ok, stavo uscendo fuori dalla pista. Perfetto. C'ho un Mario di ferro dietro che è molto fastidioso. Pensa che prima di registrare sono finito in una partita di soli giapponesi, mi veniva da piangere e mi hanno infatti devastato. No, ah cacchio, ho perso il tubetto lì, non ho fatto il salto bene. Ok, no, la mia coda ti deve fregare. Dove sei? Sei scappato, maledetto. Anche qua sono andato male, sto sbagliando tutti quanti i turbi, questo non è positivo. Anche perché ce le ho alle calcagna, non so se riesco a... No, frena. Quel guscio blu maledetto! Almeno sull'otto si può distruggere, finalmente hanno fatto questa cosa. Che è la condanna dei numeri 1 su Mario Kart, quindi è il mio problema. Ok, ho fatto un po' di scia, fantastico. No, senti. Adesso non diventatemi forti, prima eravate scarsi e tornate scarsi, ok? Ma che sia... Maledizione, ho perso anche il turbo, non l'ho preso. Ok, questo lo frego nella curva. Ok, bene. Adesso il turbetto. Se ce la fa... becco pure i gusci blu quando non c'entra, non sono io il primo. Ok. Meno male avevo un turbo da parte. Questa mappa è così brutta poi. Ok. Ok. Siamo già al giro 2. Ce li ho vicini. No, ho sbagliato direzione. Maledizione. Se avete visto il guscio rosso che acrobazia ha fatto? È andato in avanti e poi è tornato... Maledizione! Fatemi correre 2 secondi. Allora, mi sto iniziando a innervosire, ok? Sono quarto e c'è un giro di tempo. No... Ah, maledizione. Quante volte ho detto maledizione in questo video? Non mi mordere tu, eh? Ok, ci manca solo che lo scenario se la prenda con me. Quanto mi hanno staccato? Guarda se... Ok, ho tre turbi, posso usarli bene. Mi devo tenere fino alla fine, però. Conosco un punto della mappa in cui si possono usare bene. Oddio no, quello davanti, quello dietro me è il guscio rosso. Esatto. Grazie. Un altro fa... Sono ultimo! Ma porca miseria! Oh mio Dio, allora, non so se... Non mordere più da questo lato, grazie. Proviamoci, ragazzi. Boh, siamo secondi, dov'è lui? Dobbiamo provarci, mettiamocela tutta. Che fastidio. Cacchio, Julien mi ha fregato. Maledizione. Questo era tutto decisamente per questo gameplay. Fammi sapere se ti piace qui sotto, in caso possiamo farle sia con questo sia con altri tipi di Mario Kart. Secondo me è un gioco fantastico. E ci si becca al prossimo video. Ciao gamer.